Tutti ragazzi, sono Archibald Alberto Gaming e questo è un video molto speciale perché questo è il centesimo prima di shippare. Wow, dopo quasi 3 anni praticamente dall'inizio di questa serie siamo arrivati al centesimo episodio e praticamente vi ringrazio del supporto perché è sempre stata la mia serie di punta e infatti vedremo Pyjama Patty, la mia skin preferita in assoluto. E ho proprio deciso di aspettare il centesimo proprio per rendere tutto più speciale invece di farlo con una skin in qualunque. Allora, Pyjama Patty, skin stupenda, originalissima, bellissima, due stili, personalmente preferisco leggermentissimamente il secondo, però pure il primo lo adoro la follia, backpack stupendo, peccato che cambia poco tra i due stili, però comunque bellissimo, cioè particolarissimo, come in ogni primo shoppare la vedremo in game, vi consiglierò se shopparlo o meno, e vi farò vedere delle combo con la skin e quello col backpack, entrambi i stili, quindi per il momento niente da dirvi, andiamo in game. Allora, eccoci in game e la skin è veramente stupenda. Cioè, è praticamente la mia main, cioè la skin che uso sempre. Proprio perché mi piace come sia di giorno è stupenda, ma stessa cosa vale per il backpack, anche nel buio è ancora più bella, veramente. Cioè, guardate quanto cavolo è luminosa, guardate il backpack, che figata assurda. Con tutti i simboli che girano. Tutta la skin che si illumina, sì, non sarà la skin competitiva, vi vedono a 3 metri, ok, se stronzate. Però, regà, guardate quanto è bella, veramente tanta tanta roba. Cioè, è letteralmente una stella ninja, una stella umanoide ninja, bellissima. La skin si presenta così essenzialmente, anche davanti. La faccia è molto particolare, se si vede. È un po' come quella di Bananita, nel senso che cambia costantemente in maniera strana, diciamo, non umana. Se capite che intendo. Però, raga, veramente troppo bella. Vediamo il secondo stile. Secondo stile? Allora, so che non è proprio una skin convenzionale, perché sono proprio delle coperte, però mi piace un sacco questa skin, anche perché letteralmente è vestita con dei cuscini e con delle coperte, con delle lenzuole. È bellissimo. Cioè, è il mio animale guida. Io starei sempre a letto, quindi... Il backpack, come avete visto, cambia abbastanza poco. Si diventa da viola a blu la base, però comunque non è per niente male. E anche qui la skin è veramente bella, ve la faccio vedere un po' meglio anche al buio. E questo, come ho detto, è lo stile che preferisco. Pure se vedete è un po' buggata perché la parte del braccio quando state così a volte casca. Che potrebbe dare un po' fastidio, ma se non sbaglio non l'ha mai fatto. È proprio un errore recente, quindi dovrebbero fissarlo, probabilmente. E la skin è luminosissima, bellissima. C'è pure queste parti tutte arcobalenose. Cioè, raga. Di che stiamo parlando? Comprate questa skin, è di dovere proprio. Cioè, io a questo punto non so che altro dire. Torniamo alla lobby e vediamo un po' di abbinamenti, dai. Allora, piccolo appunto tra l'altro su questa skin, che ha una posa sua. Questa skin è uscita in Season 10. E nella Season 10 le skin dello shop quasi mai veramente non avevano una posa. E poi questa skin era pure relegata a una città bellissima dove cadevano tipo delle stelle cadenti, tu le raccoglievi. Una volta che le raccoglievi ti davano tipo armi leggendarie. È rimasta, forse è la città del capitolo 1 che è rimasta per meno tempo. È rimasta tipo per 2 settimane, 10 giorni. Però era bellissima, veramente tanta roba. E infatti in Season 10 pochissime skin avevano una posa loro proprio. E, quindi è fighissima come roba secondo me. Molto particolare. Vediamo gli abbinamenti col primo stile. Allora, c'è tanta roba. Sì, fighissimo. Bello. Ci sta. Carino, sì, se vi piace uno in particolare mettete in pausa il video, comunque tutto colorato ovviamente, carino, molto bello, questo proprio si abbina bene con tutto lo schema di colori, molto figo, sì, e tra l'altro se non sbaglio, no no, un po' di nero ce l'ha, però è più un blu scuro, un viola scuro, cioè una delle poche skin che non ha quasi nessun nero, forse in faccia sì, però è molto colorata, questa è praticamente perfetta, sembra fatta apposta, sì. Vabbè, ovviamente. Vediamo anche lo stile così. No, no, meglio così. Sì. Fighissimo. Figo, figo, figo. Preferibilmente il secondo. Bello. Tutta la roba oscura ci sta da Dio. Allora, qui vediamo l'Ivari che è veramente coloratissima, quindi ce ne sta su quasi tutto. Quindi io ve li faccio vedere. Praticamente ho tutti quegli OG della Season 9 degli skateboard, quelli più recenti purtroppo li ho persi perché ero in vacanza. E comunque poi, Guscio d'uovo, bellissimo. Primo stile forever. Cioè, no, non ha proprio competenze con il secondo col primo. Imperatrice, sì.
Figo. Bello. Ci sta. Figo. Sì. Bellissimo. Ci sta, ci sta. Vediamo le combo anche con Sognatore nel primo stile. Allora. Le skin dei pomodori perché ci sta con questo viola, se vedete. Sì, molto bella. Che poi lei ha tutte le lucine addosso, luna di lepre, quindi comunque ha senso. Poi, bombero alla spiaggia, bello. Il mecha. Sembra quasi un dispositivo atomico sul mecha. Luce oscura, che è un po' contraddittorio perché luce oscura e c'è un fottuto robo che fa luce da tutte le parti. Poi, Rebel. Cioè, si sub. Può non sembrare, però ha delle parti viola e i capelli biondi, quindi un pochetto Sabina. Bills o Beerus. Allora, il bombardiere oscuro. Figo. Bellissimo su Galazia, questa è una delle combo migliori. E DJ Bop, ancora meglio per alcuni versi. Veramente, veramente figo. Adesso vediamo gli abbinamenti col secondo stile. E vi avverto subito che credo che non li cambierò col backpack. Per il semplice motivo che sono talmente simili che cambia veramente poco. Si possono abbinare con entrambi gli stili col backpack. Allora, combo col secondo stile è una cosa che mi piace di questa skin, che veramente la puoi abbinare a qualsiasi cosa per quanto è colorata. Quindi vediamo subito. Infatti ce ne sono un bordello. Sì, ci sta. Alcuni li ho mantenuti del vecchio, perché comunque ci stavano, cioè del vecchio stile, delle combo che abbiamo fatto prima, perché ci stavano con entrambe. Sì, figo. Bellissimo. Ci può stare. Molto bello. Figo. Bello. Gary. Figo, sì, molto figo. Ce la sono presi da sto stile. Ok, non c'entra. L'unico che non ho sbloccato è l'altro, purtroppo. Sì, bello. Ci sta. Figo. Sì. Può starci. Bello. Figo, figo. Ci sta per arcobalenoso. Bello. Molto versatile, come vedete. Che qui facciamo una cosa molto molto veloce di tutti gli stili. Mettete in pausa il video se ve ne interessa uno. Non più di una quindicina di secondi, perché se no non finiamo più. Ok, va bene così. Poi, questa è bellissima, questa la uso molto spesso. Sì. Bello, bello, pure così. Fighi quelli ghiacciati, ma non tutti, solo alcuni. Sì. Perché non ho messo tutti i backpack ghiacciati, perché secondo me non ce ne stavano tutti. Molto bello. Figo. Sì, ci sta, ci sta. Sì, molto fighe le ali. Allora, vediamo le combo anche col backpack. Ovviamente stessa skin come vi ho detto perché cambia veramente poco, molto velocemente. Ci può stare. Sì, qui questa è più figa così. Sì. Ok. Niente di particolarissimo. Che forse mi piace più il secondo stile, eh. Quindi ci sta andando più veloce semplicemente perché le abbiamo già viste. Cioè non per cattiveria. Sì. Molto figa. Ci sta. Allora, raga, questo era il primo shoppare di pigiama patti e del backpack sognatore. Questa è una skin in cui ci sono molto affezionato e a cui soprattutto tengo tanto. Non so perché, ma mi è sempre piaciuta. E forse l'ho comprata anche troppo tardi, infatti non l'ho da tantissime season. Ma sarà da 6-7 mesi che ce l'ho. Però da quando l'ho comprata me ne sono super innamorato, bellissima. Comunque, per il momento ho iniziato a traervi. Lasciate un bel like e ringrazio tutti voi che avete lasciato visual, like, commenti, facendo continuare questa serie per quasi 3 anni e raggiungendo il 100° episodio. Per il momento ho iniziato a traervi. Dal vostro Provegar, out!